Allora, io so che tu mi vuoi molto bene, giusto, amiche? E so anche che tu spesso mi citi nei video quando ci sono, quando non ci sono, vero? Ok. Io so che una fan, una ragazza che ringrazio tantissimo, ha fatto un montaggio, una compilation di tutte le volte che tu mi hai preso per il culo quando non c'ero, quando c'ero. 20 minuti e 45 di insulti. Cioè, io Cioè, se tu quando metti insieme tutti gli insulti che ti ho fatto sono 20 minuti e lo. Ma non 45. pensi neanche tu. Ci ti rendi conto quante volte mi insulti al giorno? Va bene. Partiamo? Vai! Ciao a tutti, ragazzi! E benvenuti a questo nuovo Questa video. cosa con Io Ale. sono Fabio J. Ma Quanti come Fabio neuroni in J. questo? Altre persone. Ha chiesto per chi non lo conoscesse, ma state fuori dal mondo se non lo conoscete. E questo genio, quindi non è Pietro. Adesso abbiamo pensato a Perché? Ma persone dai, che non sono ci trovi vicine, che niente quindi qua! amo, che siano nella mia vita. Invece adesso pensiamo a persone che mi stanno sul cazzo. Pietro, Beh, Pietro. classico! Figurati Ma cosa deve sì, vabbè, va. Ha un canale di videogiochi, sì. Adora il rosso, non ne ho idea. E non mi interessa. È fissato per la pulizia, ma puzza pure. Ma ha a che fare con Favij? Sì. Ah, sei tu? Fuma Ah! Cerchi marijuana? me! Sì, però mettiamo no. No, no, non mi paragonare. Puzza quello. Io non a Ma cosa stai come? pensando, ma a quel maniaco Ma che c'è qui dietro. pure in Via. via hai messo! Maniaco con Ma impermeabili. tutti nello Vedi, ma hai stesso nominato video, mia tra l'altro. madre, mio padre, Pietro no. Com'è possibile? Da Teco. Con che foto poi? Minchia, hai ragione. 1593 volte. Cioè, mio padre e mia madre sono pensati milioni di volte in più di Pietro. E vie bot! Come? Dio mio, Vabbè. hai indovinato vie! 1754 volte. Sempre comunque È indovinato più volte di vero. Pietro. Tip di Happy Wheels. Indovinato Quante sempre più volte di volte ho Pietro. detto la parola Puzza! Pietro in No, quello era sto Pietro, zio, video? me lo devi chiedere prima. Basta! Zacco! Come? Come fai a indovinare il cane Questo è di Sabrina? pesante, questo è Indovinato pesante. in Porca, questo è più di pesante. Pietro, Ma come? fratto. Scemo. Minchia, disegno Pietro subito. Ma Pietro, basta! Pietro. Ma questa si è vista tutti Pietro i da video. disegnare un casino, raga. Allora, questo è un computer. Raga, sta diventando veramente complicato fare Pietro, però è un occhio giù. Sì. Perfetto. Guarda, mi Ma mi avete sono impegnato messo tantissimo solo? per sta roba. Ma dai, ma cos'è? L'ultimo della Mi classe? Oh sono impegnato mio Dio, ma quanti troppo. Pietro ci sono qua? Ma come? Sembra molto più Pietro lui che quello che ho fatto io, tra l'altro. Vabbè. Allora, Bob è un Vero. nome americano e quindi a me piace dire grande Bob. Bellissimo. Mi sono Tipo sempre sognato nella mia Sappinte. vita dire grande Bob. Ma me lo Quindi. dirai anche quando morirò? Sì. Tu hai tutti i meriti del mondo e Pietro ha tutti i demeriti. Ma allora, Bob, calma, io ti poi. devo chiedere innanzitutto scusa, Bob. Prima cosa, ti Che chiedo cosa? scusa per Pietro. Ma A caso! gratis, ma a Allora mi caso! spiace. E sono Ovviamente, 20 Bob, minuti se così, moriamo, io e Pietro. perché? Ma Bob, ma sei una donna? Non l'avevo capito. Sì, da poco. Ah, scusa. Tu hai Giusto messo così. ordine nella tua vita. Quando è che lo fai tu, Pietro? Non lo Bob. vuole nessuno, non la vuole. Grazie. Bob mi ha fatto un complimento. A te no. Quanti complimenti abbiamo per Pietro? Nessuno. Vai, 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 vai. No, 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 sei bella punk. Ai, ai, ai. No, hai bucato E la mia beh, ma tu sei classe. stu... Tu Ma sei lo... proprio No, no, pazzo. raga, Questa vabbè, volta ma mi perché abbiamo ricordo questa tanto persona in amore. team? Ma dai! Non ci Cosa paghiamo c'entro nulla, è un single io? player questo. Perché? Pietro? Sono Dimmi. Sei accorto anche tu che c'è una bestia qua gigante che somiglia un po' a Pietro? Non lo so perché. Ti fa bellissima! Basta! male? Lo so, è un po' come se ti cadesse Pietro addosso. Allora, C'è qualcuno, ci sono soluzioni un altro, è peggiori. morto Ad pure. esempio, potresti fare un video in collaborazione con Pietro. Ma è morto in È questo morto. momento! Comunque, ragazzi, nel trapianto di cervello il paziente in questione è Pietro. Ma perché, Perché che altro ovvio! puoi fare un trapianto di cervello? Diamo un motivo a Pietro di esistere, perché con quello che ha adesso che si ritrova non è che. Poverino. È brutto. Guarda, è brutto essere stupidi. 3, 2, 1. Olè! E questo. Perfetto, Pietro, ti ho liberato del tuo più grande peso. Vediamo che cosa possiamo inserire all'interno per rendere Pietro più intelligente di prima. Ok, in teoria adesso dovresti essere molto meglio di prima. Tutti gratis! Questa non l'ho fatta io. Ha velocizzato lei. Chiunque l'ha fatto tutto io. Vedremo un po' il casino che va successo. Cioè, per fare. No. Ah, mamma mia, è stato più difficile levarsi dalle balle sto tizio che Pietro. No, E qua esattamente. No, hai ucciso me! quasi morto. Traditore della Madonna, patria! poi fa Io ho veramente pena. ucciso! Fai veramente Schifoso schifo. Pietro! Guarda, veramente. Una cosa non dovevi fare. Cioè, Siamo dai, ero lì. 2 vinte in un solo video, 2 partite. C'è una roba incredibile. Non è mai successo. Se non fosse stato per Pietro. Siamo con. Pietro. C'è un problema, amico. No, Era vabbè. completo la Non puoi partita. farne, guarda. Puoi Grande, stare fino a no. Cioè, non domani. siamo con Pietro. Io scelgo il cavallo. Dai, Bene. devo diventare perché il lobby era Dai, pieno. E scegliete tu l'Aister, mi che l'ho fregavi fatto forte. altamente. Ma scusami! Scusa cosa? E io, no, cosa faccio? Va bene, giochiamo con Pietro. Grazie. Che
palle. Pensate che non riesco a sopportare nella mia vita neanche un Pietro, adesso ne ho due. Io posso mai perdere contro Pietro, ragazzi. No, da solo, solista, pezzo di merda. Ciao amico! Vai. Così. No, ma puoi essere così idiota, Dio mio. Amico? È il profumo della sconfitta questo, lo senti? Puzza proprio di te. Grazie. Signori! Il profumo della vittoria non sa di Pietro, lo sa più di Bob. I propositi per questo 2018: tirare uno schiaffo a Pietro più forte. Ma come? Ti manca il Giappone? Se sì, cosa maggiormente? Sì, mi manca stare lontano da Pietro. Questa è stata la partita più breve che abbiamo giocato. In genere sono molto più lunghe, però siete scarsi come la morte, quindi ho vinto io. Ma io devo giocare contro sti ebeti? Allora, mi sono anche io con sti ebeti, Gli avversari, appunto. Guarda che 2000 che sei, Pietro. Guarda che 2000. 1, 2, 3. Che ridere questo. Ah! Madonna. Se ha veramente funzionato un tuo piano. Come? Quando finisci il gioco, se clicchi il tasto sì, la schermata che ti si apre è semplicemente una chat con tutti quelli che sono arrivati alla fine della montagna. Cioè tu puoi allegramente insieme agli altri insultare il creatore del gioco. Infatti quando sono entrato era pieno di insulti al creatore del gioco. Ed era una roba, cioè gli auguravano la morte, una roba incredibile. E auguravano la morte anche a Pietro. Che è stato più biondo, però. Ma guarda sta zocca con le mesh. Sta sbattona da 4 soldi con le mesh. Sta pisciando qualcuno. Ah, se Pietro, no, è un tubo che perde. L'unica roba più brutta di questo gioco è giocarlo in coop con Pietro. Pietro è tutto scemo. Ragazzi, ho trovato la cosa più bella del gioco. Ma è la prima. Stavo Pietro. Pietro muore, meno male. Pietro, tu picchia nelle mani di Pietro. Mica questa era una giocata da Pietro, di quelle brutte forti. No. Che stronzo, Ciccio, l'ho sentito? No. Ma... mica questa era una giocata da Pietro, di quelle brutte forti. No. E Ciccio fa, oh no, che stronzo. Tutti contro, a caso. Pietro fa schifo. Ma allora, Pietro, ci sono due youtuber che hanno degli iscritti. E tu devi dire, che ne so, Pietro fa VJ, chi ha più iscritti? Ovviamente. Questo è bullismo. Ti portavo di qua, preso un palo. Il palo arrivava e camminava. Ah, è da quella volta che sei così. Ma dai, no. Perché se mi urli qui non cambia le cose, lo sai? Divento. Why are you stupid? Chi ha più iscritti tra i due? Allora, aspettiamo. Oh, cos'è? Ma Pietro impalato, però cos'è sta roba? A caso cos'è? Quello è comunque uguale a Pietro. Ragazzi, no, usate i condom, per cortesia. Usate i condom, che sennò poi i risultati sono incasinati. Vedete Pietro, quello è morto nella lavatrice, Pietro ammorbidente. Modern Woman, il libro di Pietro questo. Ah, si è aperto. Buongiorno. C'era un tizio lì dentro veramente brutto. E non si tratta di Pietro. No, morto. Sì, ha vinto Pietro, non ti conto, vabbè. Ci sono delle volte in cui avere Pietro in squadra mi fa veramente rimpiangere di averlo conosciuto come persona. Siamo su Fortnite con, vabbè, c'è Pietro, c'è anche Bob, grazie ciao. A Dio. Ciao, grande Bob. C'è anche Dalazar, che è quello che ciao. Purtroppo c'è anche Pietro, però si gioca in quattro. Allora. Dai, andiamo su, pronto. Bene. E Pietro è morto. Allora è sciottismo, questo non è sciottismo. Io ho una vita, maledizione, una vita, una famiglia. Un cane. O Pietro. Devo badare a Pietro. Quello muore se non ci sono io. Muore perché non sa neanche mangiare. Se non vengo. Abbatti le mani, schiocca le dita. Pietro è morto tutta la vita. Eva, Pietro lapidato. Perché? Guarda come avanti solo a te perché sono io che giro. Ma come la ragioni la fisica? Sto malissimo. Di là, pirla. Venga. Ma cosa venga? Non riesco a nuotare fin lì. Credo. Mi hai voluto far suicidare. Aspetta, tutto pezzente. Aspetta. Vai, vai, spingi ancora. E così mi lasci giù, vaffanculo. Ciao Pietro. Ciao Pietro. No, non sono riuscito a lasciarti qua. Staccati dal mio motoscafo, schifoso. Aspetta. No, non farlo. Sei proprio un pezzo di me. Al volo. Aspetta, ma che al volo? Vabbè, buttati, se muori non fa niente. Ma tu sei scemo. Ma questo è scemo. Pietro, schifoso, laido. Vai Pietro, più veloce. Sei lento come una scarpa morta. Gli hai intimoriti, guarda lì come l'hai mancata. Bravissimo. Sono fortissimo. No, in realtà sei scarso, ma loro non lo sanno. Non è saper giocare, mica, essere in grado di usare un controller. Cioè. Aspetta, controller? Dai, giocare a joystick. Tu stai dando joystick? Cioè, tu stai giocando con la tastiera. Eh sì. Tu stai giocando a Rocket League con la tastiera. Devo usare il joystick. Tu stai usando la tastiera per giocare a Rocket.
Ma che problemi hai? Usa un joystick. Ma si gioca col joystick. Ovvio che non sai. Ma se gioco anch'io con la tastiera sembro un mongoloide. Ma sei scemo? Sembra un mongoplettico. Ma no, ma cosa aspetta che parte il round? Aspetta, andiamo a prendere. Metti il culo sulla sedia, veloce, che qua la vinciamo così. Cioè, sono anni che non riusciamo a capire perché sei così scarso e te ne esci adesso che giochi con la tastiera. Ma pensavo fosse normale giocare con la tastiera. Ma non è normale giocare, è come giocare a calcio con la lingua. Sono una persona allibita, io sono una persona allibita. Ce l'ho fatto pure gol. Io te lo giuro, nella vita non ho mai avuto così tante delusioni da una persona. Abbiamo vinto! Oh, segnatevi sta frase che non la sentirete più molto spesso da Pietro, eh. Abbiamo un distacco di punti che è veramente di poco, però come possiamo vedere abbiamo fatto lo stesso numero di lo stesso numero di parate. Fatto niente sta partita. Beh, però hai meno ping di me, bravissimo. Hai meno ping, bravissimo. Ho la commissione di più. Cioè io sono riuscito a schiantarmi sul porco il Pietro di soffitto. Le palle l'hanno fatto. Il cervello ce l'hai nella testa dentro, l'hai lasciato sul comodino. Ma tu sei stupido. Ok, non so che cosa vuole. A parte mi sono chiuso dentro, un genio. Oh, esatto, così. Grande! Che figata! Entrare e uscire senza che i polli possano entrare e uscire. Grazie. Mica, ma allora sei una persona non sei una persona completamente inutile. Hai bravo. Complimenti, mi sorprendi sempre di più. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto, questo era il primo episodio. Non è vero. Ti posso dare fuoco, ti prego. No, c'è un modo per dar fuoco alla gente. Dobbiamo entrare tutti insieme qua dentro. Ciao. Ma allora sei stronzo. C'è ancora uno scheletro qua. L'ho ucciso. Non ti cagare addosso per qualsiasi cosa. Un creeper. Ma perché ti caghi addosso come i bambini di 3 anni? Non ho carne da darti. Ma no, cos'è? No, no. Niente, andiamo avanti. Ma ho un cuore. Tieni, mangiati questo occhio di ragno. Mangiarlo comunque, lo sai, l'occhio di ragno. Davvero? Sì. Prova a mangiarlo, guarda. È vero. Ah, non lo sapevo. Aia, porca troia. Aia. Oh, sto morendo, Pietro. Penso di morire fortissimo. Ma sei un testa di merda. Occhio, occhio. Ma sei stupido. Ma allora c'hai dei problemi neurali tu. Allora, che pesce vuoi stasera? Io lo so. Pranzino. No, io lo so che pesce vuoi. No, su di me la lava, no, aspetta. Spero che muori, dimmi che muori. Arca vacca, sopravvivi sempre. Bravo. Mischiamo tutto, tanto oramai. Ma sì, razza. Emancipiamo qua, emancipiamo gli animali. Emancipiamoli tutti questi animali, perfetto. Adesso gli animali. Cosa stai facendo? E sto emancipando gli animali. Ok. Quindi anche te si è accorto di me. Ciao amico, ciao. No. Ti ho mancato. Perché sei sempre in mezzo. Ogni volta che voglio fare un video sei sempre in mezzo. Ma che si fumavano il bong. Ma come? Guarda. Aspetta un secondo. Vuoi vedere il bong? Appena sentito fumare Pietro subito. Bravo Pietro. Perfetto. Cartello. Buono. Stai buono per cortesia. Io mi chiedo perché ancora un Nobel per l'intelligenza non te l'abbiano dato. Me lo sto chiedendo, te lo giuro. Ogni tanto c'ho questo dubbio. Cosa stai facendo? Niente. Io lo voglio fare nella realtà questa cosa con te vicino, posso? Se Pietro magari la smette di fare queste cose mentre faccio l'outro è meglio, grazie. Ma bene, me ne vado. Bene, potevi farlo il primo episodio questo? Questo è il rituale per battere il drago dell'end dopo, va bene? No. Eccolo! Uccidi il pulcino e batteremo il drago. Ma io proprio con questo elemento dovevo fare una serie di Minecraft. Cioè che problemi, no! Potevo scegliere su Real Power, potevo scegliere Pietro, ma un deficiente ho scelto. Ma perché? Che problemi ho? Hai una freccia? Ah, guarda, sì, non freccia. Ne andrò più una. Non nel portale. Ah, sì. Se no va persa. Grazie. Puoi essere più stupido di così. Non so quanti ne mancano, non ne vedo tanti. Non sono preso con te. Ah, perché mi hai sparato tu. Anche tu, porca vacca. Dai. Per l'Ender Dragon. Non può essere così incoglionito. User in your channel timed out. Bene. Tu, brutto, inutile essere umano, crasha proprio quando serve, eh. Porca vacca, è crashato Pietro. Quando c'è da rompere le balle,
La connessione lì funziona benissimo. Quando c'è da fare le cose tipo questa, crasha, un genio. In poche parole, questa è l'utilità di Pietro. Gli amici che si vedono nel momento del bisogno, sempre così, non è un caso, succede spessissimo sta cosa. Che problemi hai come persona? Li vedo anch'io. Ma stai... Raga, io non ce la posso fare, non posso finire una serie con questo elemento, cioè è incredibile. Puoi nominare le armi? Sì, puoi nominare le armi. Ma sei pazzo, dammi l'arma che voglio nominarla subito. Fantastico. E mo? Ah, è finito? Ok. Pietro schifo. Ma è una figata incredibile. Vai, buonanotte. Te l'ho anche fatto vedere. Sì. Ah. Perché devi dormire vicino a me? Ma vai via, maledizione, vai via. Dai. Schifo. C'hai una freccia nel cervello, forse sei più intelligente di prima. Ammazzatelo, ammazzatelo, sì. Grazie. Vi amo, sì. Grazie. C'è uno scheletro. Beh, vabbè. Scusami. L'ho imploso. Scusami. L'ho imploso, questa roba implode la gente. Pietro, vieni qua. Pensa che prima se non avevamo la spada, quella che hai tu adesso. Ma perché questa persona è nata? Tra un miliardo di spermatozoi hai vinto tu, porca vacca. Guarda, c'è una pecora nera lì. E poi c'è anche questo animale grazioso. Oh, ma tua madre ti ha fatto... Era sobria quando ti ha fatto? Che problemi hai? Allora, qua si fa il salto della fede, Pietro. Ci sei? Prima tu però, eh. Vado. Vai. Vado. Sì, funziona, vieni. No. È bellissima. Aia. Pietro, che sarà bellissima. Che tempismo. Ma se io avessi... Se tu stessi andando a fuoco e io avessi dell'acqua, io la berrei. Ah, ci sono dei pony, ma che figa. Cosa ci fai qua dentro, Pietro? Ma cosa ci fai qua? Hai da mangiare? Non mi ricordo neanche di queste robe, sono troppo da ricordare. Allora ce l'ho io. Magno io. Segui la strada di pani. Madonna, quanti ne hai? Quanti ne hai? No. Io mi avvicino, li prendo e mangio. Grazie. Io sì. Adesso fai la stessa cosa con le banconote da 50 euro. Io l'ho. Vedi, Pietro, questa è la quantità di ragazze che ti cercano. Aia, che ma. Ma c'è uno zombie qua, ma sei scemo! Ma tu sei tutto drogato! È il karma, è il karma, è il karma. Pietro, per cortesia. No. Tutti da Pietro, bravo. No, bravo. Esatto. Bravo, ammazza. Non pure ascoltato. Un cuore. Speriamo cuore, che li ammazzino, ma no, dai, ma perché ti salvi sempre? Che ho mal di pancia, ma perché? Poverino. Fai il brodino questa sera? Mi sa di sì, cazzo, oh. Fa malissimo. Pancia. Senti, non rompere le palle, un brutto essere umano, robot di sta minchia. Ho mal di pancia, posso avere mal di pancia una volta nella vita, mi fa troppo male la pancia. Poverino, vuoi le coccole? Ho mal di pancia, sai cosa faccio? Devo cagare per andare a farmi passare il mal di pancia. Che cosa faccio per cagare? Guardo i video di Pietro, ok? Sono cattivo. Dai, te lo giuro, era veramente bella. C'è un botto di cose che non mi ricordo. Io sto morendo da ridere. Era bellissima. L'avevo pure architettata questa. Ero partito proprio bene per prepararti, minchia. Vabbè. Lo so. Ciao amico, ci vediamo non no, maledizione, c'hai la barca. Non posso spaccartela in qualche modo, tipo collidendo con te. No, scherzavo, va bene. No, aia! Ma avrai dei ritardi, ma tu hai dei problemi. Ci vediamo, amico, hai ciao. Dei problemi nel cervello. Madonna, non è il omicidio che mi sale con quest'uomo. Lasci una barca. Vai, barca. Sei proprio stupido nell'anima, mamma mia. E poi la briglia da mettere al proprio animale. Vieni, Pietro. Vediamo se abbaia, fermi. No. Guarda, di seguito, vieni. Ha dei problemi questo cane, un po' come te. Vabbè, ecco, qua sembra più un dito medio, te lo dedico. Spara a colpo sicuro. Bravissimo. Grazie. Madonna. No, mi è mancato tutto. Veramente, no. Deficiente. Oh, è stato bellissimo. Madonna. Mi è piaciuto un botto. Te lo giuro. 20 minuti e 45 secondi di insulti. Vabbè dai, comunque non è male. 20 minuti e 45 Madonna minuti di insulti mia. E sono comunque un contenuto video migliore dei video di Pietro. Se tu mi metti insieme gli insulti. Che bello. Questo sarebbe aggiunto alla storia di un minuto e 20 minuti e 47 adesso. Esatto, ora aggiungiamo pure questo. Quindi io ringrazio tantissimo Colors di aver fatto questo montaggio fantastico di tutti questi insulti. E io che ti tratto sempre bene non mi ringrazio. Porca vacca. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Con un bel like, commento, se vi è piaciuto. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.
Puoi fare un altro insulto, non tanto che ci siamo qua. 21 minuti possiamo anche farli. No, tanto ho già cagato stamattina. Oh! Basta, io non mi basta con questa casa. È stato bellissimo.